grazie a Fausto Paravidino e alla compagnia, per, lo dico per me, per l'occasione, e poi credo che sia una bella occasione anche per il pubblico per avvicinarsi a uno spettacolo. Non so quanti di voi l'abbiano visto lo spettacolo, forse qualcuno, sì, pochi, quindi cercherò di dire delle cose senza insomma spoilerare troppo, anche se forse in teatro questo termine è un po' poco sensato. Allora, intanto vabbè, potrei presentare gli attori, che mi sembra una, spero di non sbagliare. Allora, partendo dalla mia destra, Aleph, mi ricordo il nome, adesso devo cercare con Viola. Viola. Ma vedete, possiamo aiutare, no, no, questo no, siamo preparati. Allora, Aleph Viola. Adesso c'è arrivo, scusate, Francesco Brugnone. No! No! Francesco, Federico. Iris Musetti, sì. Fausto Paravidino, lo leggo, così non lo sbaglio. Fatou Marcet, oh, giusto? Sì. Sei giusto? Adesso lo dico giusto, Daniele Natali. E Tibor Hockenfels, è giusto? Ok, parlo francese perché due attori della compagnia sono francesi, francofoni e non italiofoni, perché una delle caratteristiche dello spettacolo è quello di essere uno spettacolo multilingue, ma a questo vorrei arrivare dopo. La prima cosa che volevo dire è una cosa abbastanza ovvia, ma che forse ci può portare un po' dentro il lavoro dello spettacolo, ed intanto una considerazione che ho fatto ieri sera e che mi è capitato di fare altre volte vedendo gli spettacoli di Fausto Paravidino. Da un certo punto di vista, allora, lui credo lo conosciate tutti, ma insomma è esordito giovanissimo, una specie di enfant prodige. Sembra ancora un fan, ma non è più tanto un fan, prodigio è ancora, perché il suo primo diciamo, testo, che è diventato la portata degli onori, insomma, sotto il riflettore, diciamo così, è del 98, se non sbaglio, quindi avevi 22 anni. Io me lo ricordo non proprio nel 98, ma insomma poco dopo. Poi sono usciti i suoi testi nel 2002 e adesso Einaudi ne ha ripubblicata, li ha per fortuna ripubblicati, perché erano usciti da Ubu ed erano diventati praticamente introvabili, quindi se siete interessati alle prime sei sue opere sono adesso finalmente nuovamente leggibili. Io ogni volta mi aspetto qualcosa, perché lo stile paravidino è molto preciso e nello stesso tempo tutte le volte lui mi spiazza, e credo che questo un po' accada a tutti gli spettatori dei suoi spettacoli. In questo caso lo spiazzamento è stato particolarmente forte, perché io non ti vedevo da qualche anno. L'anno scorso purtroppo mi sono persa lo spettacolo, e quindi sono arrivata, come dire, con un piccolo gap temporale. Quello che mi sono trovata di fronte è uno spettacolo molto molto denso, non soltanto per la durata, che in realtà non fa la densità necessariamente. Uno può fare uno spettacolo di 3 ore in cui non succede assolutamente nulla e ci si annoia mortalmente, non è questo il caso, perché questo è uno spettacolo dove invece ci sono, come dire, dei salti e degli spostamenti non solo fisici ma anche temporali, dei contrasti e delle mescolanze di stili fortissime. Adesso io mi sono segnata delle cose, ma probabilmente assolutamente opinabili. Si parte da una prima parte che potremmo dire brechtiana, ma poi si passa forse per certi versi naturalmente al musical, ma anche a un musical più smaccato. Si passa dalla Bibbia, che è certamente, come peraltro denunciato nel programma di sala, il punto di partenza del lavoro, per arrivare invece a suggestioni letterarie di atmosfere tutte diverse. A me è venuto in mente De Lillo, mi è venuto in mente John Fante, mi sono venute in mente varie cose, mi è venuto in mente a un certo punto Peter Brook, allo stesso tempo mi è venuto in mente il Mafia Movie e il Cronenberg, cioè mi sono venute in mente un sacco di cose. Si passa dalle maschere africane alle maschere del Tegas, si passa da Sara, dalla vicenda biblica di Sara e Agar all'utero in affitto. Ci sono, come dire, tutti questi
salti e questi contrasti, questi diciamo binomi, no? Dai pescatori, da un'Italia quasi arcaica al fast food. C'è un impiego molto denso anche di suggestioni visive attraverso il video. Io ieri sera l'ho detto a Fausto che mi è sembrato un lavoro molto giusto, calibrato, quest'uso dell'immagine che permette loro di compiere veramente un viaggio. Lo spettacolo è un viaggio in qualche modo ed è anche una storia di una vita. Allora, rispetto a quello che io, come dire, più immediatamente collego al tuo modo di concepire il teatro, di scrivere il teatro, ma non solo, anche soprattutto di farlo, direi, perché non ti riesco a pensare solo come un drammaturgo, non so se come ti pensi tu. L'effetto anche spiazzante che mi ha dato questo spettacolo è stato vedere quella tua capacità così entomologica quasi di guardare dentro le relazioni, dentro il modo di usare le parole che sono sempre semplici e allo stesso tempo puntualissime, precisissime, dirette però sempre con, come dire, tutta una serie di altri. Qui è come se tu guardassi dall'alto, per cui questa storia, non so neanche se definirla storia, perché poi è costruita, lo spettacolo è costruito per quadri che non hanno dei nessi sempre così precisi, ci sono è come se fossero dei montaggi di sequenze, ci sono dei neri, non so, vedo Iris che fa delle... No. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Quindi c'è una struttura in qualche modo frammentaria, tutto insieme costituisce in realtà una specie di saga, è la storia di una vita, la storia di un amore, una storia appunto di un viaggio, la storia di un incontro tra culture e tra lingue. Allora, quello che volevo chiederti innanzitutto era se ti riconoscevi, poi ovviamente coinvolgiamo anche gli altri in questo discorso, in questo tuo spostarti da una dimensione diciamo più intima a una dimensione più ampia e quindi a un modo di concepire lo spettacolo come uno sguardo veramente che abbraccia, a me viene quasi da dire il mondo, che detto così sembra un po', forse un po' troppo, però questo è uno spettacolo che è veramente uno spettacolo che parte dal locale per arrivare al globale, che si interroga proprio su questa dialettica, no? Tra un piccolo e un grande, tra un noto e un ignoto, tra... c'è anche una dimensione diciamo religiosa, se vogliamo, c'è anche un'interrogazione sulla religione, insomma ci sono tante cose, credo che questa mia introduzione abbia reso se non altro l'idea che ci sono tantissimi temi in questo spettacolo. Come li avete gestiti? Come è nata questa drammaturgia che mi sembra una drammaturgia più di accumulo che non di costruzione diciamo più matematica come poteva essere per esempio nei tuoi primi testi? Ok, basta, allora... È più di una domanda, nel senso che è un'affermazione che ne contiene molte. Cerco di partire da tutti i punti ed essere semplicemente sintetico. Allora, io ho cominciato a scrivere teatro facendo sostanzialmente kitchen sink drama. Kitchen sink drama è un termine in uso nel teatro inglese a partire dagli anni 50, che letteralmente vuol dire dramma di cucina e lavandini, ed è la forma, diciamo, che è venuta di moda con Look Back in Anger di Osborne prima, e poi con tutto il teatro di Wesker e via dicendo. Del teatro che ha portato sui palcoscenici e la loro uscita dai loro telefoni bianchi, diciamo, il teatro che ha portato sui palcoscenici inglesi come viveva la working class, come erano i loro giovani, come vivevano le persone vere. Sempre una storia di tweed, perché siamo negli anni 50, però il sipario si è aperto sulla sporcizia, sulla povertà, su qualcosa e soprattutto su un tipo di realismo al quale non erano assolutamente abituati venendo da Shakespeare. Quella è stata un po' la moda del teatro contemporaneo, quindi prima in Inghilterra e poi nel resto del mondo, ed è
E quindi io da giovane autore, entrando in contatto con quella che per me era la contemporaneità, ovvero gli anni 50 britannici, sono stato ovviamente influenzato da quel modo di scrivere, perché noi giovani autori siamo prima giovani attori, e noi giovani attori veniamo dal cinema, non veniamo dal teatro come immaginario, per cui con un'idea di verità in scena che corrisponde esatta, che è equivalente al realismo, e il realismo noi lo troviamo attraverso la rappresentazione della cucina e del suo lavandino, per prima cosa. Sono stato, quindi ho lavorato lì in quel contesto per un po' di tempo, poi sono successe un pochino di cose, ve le dico in una maniera affastellata. Uno, la scenografa con la quale lavoro di solito, non in questo caso ma tutti gli altri spettacoli li ho fatti con lei, mi ha detto: per favore smetti di farmi costruire cucine, vorrei provare a costruire qualcos'altro. E un'altra suggestione, un'altra cosa che mi è capitato è stata nel 2001, quando stavo giocando al Royal Court Theatre, che è diciamo il tempio del teatro contemporaneo inglese, ero con altri 20 drammaturghi, ci portavano in giro in teatro, ci hanno portato naturalmente al Globe, che è la ricostruzione del teatro di Shakespeare, dove fanno attualmente Shakespeare un po' com'era, un po' com'è invece. E abbiamo visto un Amleto molto bello, alla fine siamo andati sul palcoscenico a congratularci con Amleto del bel lavoro che lui faceva. Lui era anche il direttore del Globe all'epoca, non era ancora famoso come adesso, adesso molto famoso, perché era un attore che si chiama Mark Rylance, che ha vinto dei premi Oscar lavorando con Steven Spielberg. E naturalmente gli hanno fatto una domanda provocatoria, che era: come mai fate soltanto Shakespeare qui al Globe e non fate teatro contemporaneo? E lui ha risposto: facciamo Shakespeare perché in questo tipo di spazio è il testo che funziona meglio, ma non abbiamo nessuna preclusione rispetto al teatro contemporaneo. Qualcuno di voi è in grado di scrivere una pièce che funzioni per uno spazio del genere? E quello ho cominciato a lavorarmi dentro la testa, naturalmente. Poi mi è capitata un'avventura con buona parte dei disgraziati che sono seduti dietro questo tavolo, ed è stato di occupare il Teatro Valle a Roma, ed è stato occupato da un gruppo di attivisti, artisti, lavoratori della conoscenza, anarchici, marxisti, leninisti, per di giorno, c'era di tutto un po', insomma, un'occupazione interessante proprio per il fatto che non era stata fatta da un gruppo di potere o da una compagnia teatrale, ma che era una cosa molto propositiva, proprio molto aperta, che quindi ha creato una grandissima aggregazione all'interno dell'occupazione e all'interno di chi fruiva gli esperimenti di questa occupazione. Lì, per farvela brevissima, era un teatro del Settecento, che era un teatro pubblico che è stato abbandonato dal pubblico e quindi destinato alla chiusura. Per non chiudere un teatro sul modello del Carignano, un po' più bello, non mi se ne voglio. Per evitarne la chiusura e tenere aperto un teatro in un momento storico difficile come quello nel quale siamo ancora adesso, questi attivisti hanno occupato questo teatro chiedendosi che teatro si poteva fare. All'interno di questa occupazione io ho fatto quello che faccio di solito, cioè occuparmi di scrittura contemporanea, e quindi ho un po' lanciato la sfida a degli autori e anche a me stesso: che teatro fare, che teatro scrivere per questo spazio, per quella stessa provocazione di Mark Rylance. Facciamo kitchen and sink drama in un teatro del Settecento con questo tipo di struttura qua. E allora, attraverso un po' questa sfida, mi sono ho cominciato a chiedere, anche per noi attori che abbiamo una cultura teatrale basata sul realismo, adesso su una certa intimità e sussurroni, per non chiamare attori del cinema, no? Quelli che per far finta di essere veri cercano di non essere attori. E ha detto: che senza rinunciare alla verità, che gran teatro possiamo fare adesso? Questo anche ha modificato quindi il mio rapporto con le storie, quindi da un pochino di tempo questa parte cerco di confrontarmi con la sfida di raccontare delle grandi storie nel teatro contemporaneo, proprio di fare il teatro contemporaneo come lo faceva Shakespeare quando lui era suo contemporaneo, non come
è diventato attraverso la rivoluzione del kitchen sink drama. La prima produzione, che è l'unica produzione che abbiamo fatto al Teatro Malocupato, era quindi Il macello di Giobbe, che era una riscrittura del libro di Giobbe contaminata con il tema della crisi finanziaria del 2009, e quello spettacolo ci ha poi portato in giro, non in Italia, perché in Italia eravamo nemici della patria, però ci ha portato quindi all'estero, dove c'era una grossa curiosità rispetto al lavoro del Teatro Vallo, l'occupazione del Teatro Vallo. Quindi abbiamo fatto una tournée quasi esclusivamente internazionale, Bruxelles, Parigi, Lugano, comunque all'estero, e Chilon, e Genova, sempre un buon porto da cui partire. E attraverso questa tournée abbiamo un po' trovato Chilon, che è stato un teatro interessato e che è capofila della rete di produttori di questo spettacolo, perché lì è nato il desiderio di fare uno spettacolo con loro. E avendo recitato in italiano così tanto all'estero, è nato quindi anche il desiderio di occuparci tematicamente di questo, oltre a continuare a studiare la Bibbia per dare, diciamo, una pancia di lettura, di sguardo dall'alto, come dicevi giustamente, dall'alto di Dio non ci guarda nessuno, quindi di guardare il contemporaneo dall'alto, non dal suo interno, per usare questo doppio sguardo, quindi appoggiandoci alla Bibbia come strana mappa di lettura del contemporaneo, e quindi questo da un lato, dall'altro lato all'affrontare il tema della Babele linguistica, che teatro fare per un pubblico internazionale. A questo lavoro ho iniziato a farlo insieme a Iris prima e poi insieme a questa compagnia, di cui una parte appunto viene dell'esperienza del Teatro Vallo, dove viene Natalia e Federico Brognone, che erano nel Macello di Giobbe, invece altri si sono aggregati dopo a questo lavoro. No, è anche Iris. No, dicevo con me, continua tu. Da lì abbiamo iniziato a studiare quindi questa storia partendo dall'idea di questa contaminazione linguistica, l'idea di fare il gran teatro, l'idea di usare la Bibbia come lettura del contemporaneo e poi cosa succede quindi all'interno di questa storia. Per cercare di non fare sempre tutte le volte la stessa commedia, ci siamo cambiati un pochino le regole del gioco, hanno detto cominciamo a studiare qualcosa che non conosciamo, perché non scriviamo una commedia che sappiamo già come va a finire. Che studiamo qualcosa che non capiamo, ovvero studiamo non per trovare quello che sappiamo già o per cercare di capire come fare bene quello che sappiamo già, ma studiamo per capire qualcosa che non capiamo. E allora ci ha interessato la storia della Torre di Babele e quello che succede dopo, quindi la storia di Abramo è una storia che, come tutte le storie della Bibbia, è scritta in una maniera oscura, perché è legata con il mito, perché dice, è la fiaba di qualcosa che non capiamo, no? È la fiaba di qualcosa che noi abbiamo dentro, ma con il quale non riusciamo a fare i conti direttamente con la nostra comprensione, quindi siamo costretti ad inventare una fiaba. Allora abbiamo letto questa storia qua e abbiamo cominciato a cercare di incontrare delle altre persone, degli artisti o degli studiosi, per cercare di capire questa storia. Abbiamo costruito quindi il lavoro in maniera laboratoriale, partendo prima dal condividere con gli attori queste due domande. Uno, Abramo è uno a cui Dio parla e gli dice che cosa fare, Abramo lo fa e seguendo questa indicazione lui compie un viaggio dove entra però in una forza dialettica con Dio, non è passivo. In una prospettiva laica, cioè se Dio non esiste, come si drammatizza questa storia, chi è che ci sta parlando? Questa era una domanda che abbiamo cercato di condividere con gli attori. L'altra è, fuori da una prospettiva storica che ci dice che presso gli ittiti e le religioni pre-abramitiche era in uso sacrificare i primogeniti, per cui fuori da lì, che cosa rappresenta per noi il sacrificio di Isacco? Allora, queste due domande erano delle domande alle quali Iris ed io non avevamo una risposta pronta. Non avendo una risposta pronta, abbiamo iniziato a incontrare attori, studiosi e a girare anche il mondo facendo un pochino il viaggio di Abramo dal nostro punto di vista alla ricerca di queste risposte che poi sono finite nello spettacolo. Hai risposto? Hai risposto.
Allora, no, allora, rispetto a questa babele linguistica, vabbè, l'immagine della torre mi sembra che arrivi molto presto in uno spettacolo, sì, giusto? Sì, poi sì. Riappare verso la fine. Sì. In realtà l'immagine e la vicenda biblica poi in realtà hanno una concretezza molto bella, secondo me. Una delle sfide, secondo me, vinte dello spettacolo è quella appunto di tentare questo multilinguismo, però reso in modo molto interessante, perché quando vedrete lo spettacolo avrete qualche difficoltà a capire che, per esempio, lui non è americano, per quanto il suo modo di restituire, a volte in modo proprio, a volte inventandosi le parole, lo slang, la postura, ecco, perché è uno spettacolo che parla molto dell'America, in realtà. Cioè, almeno la seconda parte, adesso non vorrei sbagliarmi, tutto il secondo tempo è ambientato negli Stati Uniti, direi, e quindi c'è uno sguardo verso la cultura americana abbastanza acuto, a volte proprio attraverso anche lo stereotipo. Per esempio, il personaggio del presentatore che lui fa è molto, insomma, giocato su uno stereotipo, ma è in realtà molto, molto interessante, così come i due personaggi di Johnny e Jill diventano americani, e soprattutto Jill diventa forse più americana di Johnny, sì, mi verrebbe da dire. Sono più adattate. No, è molto interessante vedere come loro, gli attori, si trasformano attraverso la lingua. Questa, secondo me, è una cosa veramente interessante. Non so dal vostro punto di vista che cosa, come ci avete lavorato, come, se la lingua è arrivata prima o dopo, nel senso, nell'elaborazione. Il fatto che lui, per esempio, lui è bravissimo, sono tutti bravissimi a fare quello che non sono, sostanzialmente, giusto? Più o meno, a parte, tu parli francese e anche da uno spettacolo. Da uno spettacolo. E invece, adesso non voglio sbagliare, Tibor, tu parli anglais? Anglais, francese, okay. Però tendenzialmente tutti parlano qualcosa o sono qualcosa che poi di fatto non sono in realtà. E quindi mi chiedevo, e quindi lo chiedo a loro, agli attori, questo lavoro sulla lingua è venuto nel tempo, era già, come dire, in qualche modo previsto, oppure è stato un gioco che avete fatto, perché sono parti molto, anche molto ludiche, molto divertenti, la maggior parte di questi momenti in cui loro parlano in francese, in inglese, in granlo, in lingue, insomma, sono momenti molto, molto giocosi, molto, anche molto divertenti, sono momenti della storia, diciamo così, però c'è una componente anche spettacolare, ludica in questa, penso soprattutto alla scena tra voi due, che dell'incontro con Faraone, che è molto, molto divertente, molto bella, insomma. Quindi so se potete rispondermi a questa domanda, come ci avete lavorato, quando è arrivata questa cosa. Non è, credo, soltanto una questione di coproduzione. No. Volete rispondere voi? Io volevo rispondere, sono stufi di me. Sì, certo. No, allora, abbiamo subito diverse... Siamo passati attraverso diverse fasi, nel senso che abbiamo avuto la fase laboratoriale, dove avevamo una sorta di situazioni da giocare, da inventare. Ad esempio, quella del faraone era una di quelle, no? Gil incontra il faraone e come si può andare dal punto A al punto B, e quali sono i giocattoli che mettiamo lì. Tra questi c'era la lingua, l'incomprensione, il fatto che lui voglia una cosa e lei un'altra, e quindi abbiamo cercato di mettere in scena questo, e lì ci sono stati i primi esperimenti di incomprensione linguistica, di gioco, di
cosa si può travisare di una lingua quando non la si conosce, cosa si può comprendere e via discorrendo, insomma cose che normalmente, di cui normalmente facciamo esperienza nella vita di tutti i giorni quando ci troviamo a interloquire con persone che non parlano la nostra lingua e di cui conosciamo poco anche altra. L'altra fase è stata nel momento in cui Fausto ha messo per iscritto le nostre improvvisazioni, per cui ha preso solo alcune parti e ha integrato, ridotto, reso organica un'improvvisazione che per sua natura è slabrata, non è interessante teatralmente. E lì ci siamo trovati ad avere a che fare con un testo scritto. E quindi diventa diverso l'avere a che fare con un testo scritto direttamente. E io tra l'altro non avevo nemmeno improvvisato quella scena, per cui mi sono trovata, perché beh, c'erano altre persone, appunto laboratoriale, per cui io mi sono trovata in realtà quasi subito in quella scena ad avere a che fare con un testo scritto, ma soprattutto Aleph si è trovato ad avere a che fare direttamente con un testo scritto. E quello ti niente, devi semplicemente essere aperto a quello che ti succede e quello trasforma il tuo corpo. Nel momento in cui trasforma il tuo corpo, cerchi di trasmetterlo al tuo compagno che ha un corpo trasformato dalla lingua, da questo, da una serie di cose. E questo forse porta un po' in scena la sensazione che siamo quello che non siamo, perché effettivamente se lasci un corpo libero può diventare tutt'altro, no? E questo è sorprendente, però tipo Aleph, lui ha dovuto imparare completamente una lingua che non conosceva, per cui magari hai qualcosa da dire. Io sono arrivato, sono arrivato praticamente quando si doveva iniziare l'allestimento dello spettacolo, quindi non ho vissuto tutta la lunga e densa ricerca che invece hanno vissuto gli altri, insomma. E quindi mi sono ritrovato direttamente il testo scritto e le cose da fare, da mettere in scena, da giocare e da recitare. A essere onesto, veramente onesto, Fausto è uno scrittore meraviglioso e appena ho letto la commedia tutta, anche in pezzi, quando l'ho letta definitivamente me ne sono proprio innamorata, l'ho letta quasi come un libro, un romanzo, una storia, un film, una cosa bella, qualsiasi cosa ma di bello. E sì, poteva essere anche radio, cioè qualsiasi cosa, però qualcosa bello. Sì, no, parlo della lettura. Nella scrittura di Fausto c'è lo spazio per consentire all'attore di fare il suo mestiere. Non so, può essere contorta come frase, scusate, però è veramente un privilegio poi poter lavorare direttamente con lo scrittore e regista e attore dello spettacolo. E semplicemente il gioco è suggerito, scritto dentro e non ho dovuto fare altro che imparare una lingua che non sapevo, però a parte questo, recitare le battute che scrive Fausto è molto semplice. E questo è quello che posso dire io. Grazie. Io volevo soltanto ricordare un aneddoto idiota di quando eravamo a Ginevra durante una dei nostri laboratori. Avevo l'ingrato compito di dirigere alcune sessioni di training di improvvisazione, così. Io non parlo francese, lo capisco ancora adesso. Sono stato un tanto in Francia, però diciamo un pochino sono migliorato. E quindi mi trovavo a dirigere tutti questi attori, alcuni anche grandi, cioè persone anche di una certa età, a dirigerli cercando di parlare, no? E parlavo un pochino inglese, un pochino francese. A un certo punto c'era questa grande improvvisazione in cui tutti giravano attorno e io dicevo a uno di salire sulla sedia e di guardare in alto, e nella mia testa stavo pensando di dirgli guarda la luna, quello che stavo dicendo a un
insomma, un povero Cristo che stava lì, è sì la lune, quindi mi mettevo in inglese e il mio cervello sta parlando completamente pappa. In questo cercare, in questo sforzarsi di comprendersi, c'è qualcosa che è un collante in tutto lo spettacolo. Cioè, la lingua è un limite, però c'è quando vuole essere volontà di incontro, alla fine ci si capisce. E questa cosa nello spettacolo viene fuori attraverso il gran law, attraverso veramente il cercare di capire qualcuno che non si capisce, no? Ecco, per me si è fondato tutto lì, in quel momento in cui gridavo dalla platea: sì, la lune. È anche un po' vero per il pubblico da un certo punto di vista, no? Perché è interessante il fatto che lo sforzo poi... Adesso mi è stato detto che appunto nella versione del debutto marsigliese c'erano dei sottotitoli, perché mentre qui non ci sono, quindi talvolta qualcosa sfugge, qualcosa non si comprende, ma è bello lo spiazzamento anche degli spettatori. Porterei la domanda anche di... no, c'è un microfono... a voi? Ci vedi il cazzo? Vabbè, visto che sono stato chiamato in causa per l'americano... non fa solo l'americano, fanno molti personaggi. Obiettivamente è una delle cose che mi piace fare di più, diciamo, quindi in questo spettacolo, quindi ne parlo anche volentieri, anzi proprio penso proprio di aver fatto questo spettacolo soprattutto per fare quella scena lì. Sì, ma sul serio, perché dice, come ci siete arrivati? Effettivamente lavorando su improvvisazione è venuto un po' naturale e organico buttarsi anche, come dire, senza prepararsi eccessivamente, visto che di improvvisazioni si tratta, buttarsi a spontaneamente a imitare dei suoni che durante la nostra vita abbiamo sentito e assimilato in qualche modo, quindi senza nessun tipo di pudore, fare finta, completamente finta, di parlare benissimo una lingua. Riguardo all'americano, ovviamente quando... adesso non mi ricordo neanche più bene come siamo arrivati ad improvvisare quella scena lì, però a un certo punto ci siamo messi a improvvisare questa trasmissione televisiva in cui John e Jill, arrivati in America dopo tanti anni, raggiungono il successo, e quindi per, come dire, celebrare il successo raggiunto, come spesso accade poi negli Stati Uniti, vengono invitati in uno show serale per parlare della loro vita, per fare pubblicità alla loro azienda e così via. Quindi la prima cosa che io, essendo un grande patito di... patito, nel senso, amo molto e odio anche molto tutti i programmi americani tipo David Letterman, insomma tutti i late show americani, ne ho visti tantissimi nella mia vita, proprio per una questione di... con un sentimento di odio-amore, mi piaceva perché, come dire, sono criticabili, però insomma gli americani quelle cose lì le sanno fare, quindi poi una volta che tu ti metti a vederle è difficile che non ti piaccia. Però allo stesso tempo notavo anche con un certo fastidio tutti i rituali che si ripetevano continuamente di puntata in puntata e tutti, come dire, quella specie di copione fisso che i presentatori di questi late show seguono anche magari inconsciamente, però insomma le facce, le espressioni di stupore in un determinato momento, la grande, sempre quella forma di grande spirito, spirito positivo verso la vita che mettono nelle loro interviste, insomma, e quindi io, diciamo, ecco, mi sono subito messo a imitare tutta una serie di personaggi che così nella mia testa si è formato una specie di patchwork di tutti questi presentatori che avevo visto così,
mi sono messo proprio spudoratamente a imitarli, e la cosa bella appunto che mischiamo in una... E di solito si fa o il gramlò, no? Quando si, che è questa lingua, quando uno vuole imitare il suono di una lingua, no? Per cui si usano delle parole che non esistono, ma se, appunto, se ne imita solamente il suono, oppure si studia a fondo una lingua e la si riproduce fedelmente. Ecco, noi invece la cosa, secondo me, molto divertente che abbiamo fatto è mischiare queste due cose. Quindi i nostri stranieri parlano se devono esprimere un concetto lungo, il 70% di quel concetto viene espresso in gramlò, quindi con parole che non esistono, e la fine di quel concetto viene espresso con una parola che esiste veramente, giusto per chiudere, diciamo, il quadro e far capire a grosse linee di cosa si sta parlando. E tutti, come dire, tutti gli interventi in lingua, più o meno quasi tutti, sono fatti in questa modalità. Fa tu stessa, appunto, fa un lungo intervento in cui racconta tutta la sua storia, nel momento in cui interpreta Agar, racconta tutta la sua storia in un lungo monologo in cui le parole sono completamente inventate, però uno sta lì e segue, non voglio dire che si capisce, perché però si capisce il ritmo, si capisce quando è che una cosa diventa drammatica, si capisce quando è che una cosa diventa rabbiosa, e quindi è interessante questo allacciato al discorso della Babele, insomma, perché probabilmente in questo caso la Bibbia viene presa anche non solo per, come dire, cercare di adattare in una forma moderna quello che c'era scritto nella Bibbia, ma anche per, adesso sto dicendo una cosa che magari tipo una stupidaggine, ma si lavora anche contro in qualche modo, nel senso, fondamentalmente la divisione delle lingue nella Babele, no, Dio aveva condannato gli uomini, era una forma di condanna, cioè condannare gli uomini a parlare all'incomprensibilità per punire un loro eccesso di superbia in qualche modo, no? Ecco. Invece noi qui fondamentalmente facciamo il contrario, nel senso, non parlando tutte le... parla a titolo personale. Esatto, esatto. Sì, parlo per me, diciamo, ecco. Invece noi qua facciamo proprio il contrario, cioè ricongiungiamo quello che Dio ha lacerato. Certo. Allora, raccontate quando tu hai travaillé sur ton gramlò, o tu hai inventé ta langue? Can I say it in English? Yes. Yeah. Oh, en français, si. Sì. Ah, tu préfères, comme tu veux. Bah, Ma désolé, hein. Traduciamo. Oui, bah, pour le gros mot, j'ai... Au début, je ne savais pas quel genre de gros mot, puisqu'on peut effectivement, un peu comme Daniele, pour le présentateur télé, il y a un gros mot avec un son plus américain, plus d'un pays spécifique, où c'était... Ou sinon, travailler sur un gromlo en essayant de faire une langue inventée, mais sans connotation à un pays spécifique. Et en tout cas, j'essaye d'aller plus dans un gromlo où on n'imagine pas trop le pays. J'essaye, je dis bien, j'essaye. Pas trop. Che non ha una connotazione, dice che si doveva scegliere tra un gramlò che avesse una connotazione in qualche modo riconoscibile, oppure un gramlò che non fosse immediatamente associabile a un paese specifico, e quindi lei ha cercato di lavorare più su questa non specificità. Voilà. Allora, adesso faccio una domanda un po'. Allora, io credo che io, come altri spettatori, insomma, ieri sera, il primo rimando, forse il più immediato che si ha nello spettacolo, è quello relativo al tema dell'immigrazione, nel senso che la prima cosa che si pensa è questo, è uno spettacolo sull'immigrazione.
al contrario. Cioè, in realtà, ovviamente, quando inizia lo spettacolo non sappiamo dove sta andando a parare questa storia, no? Quindi capiamo che però c'è qualcuno che vuole andare al di là del mare, che vuole andare via dal proprio paese, che sta cercando qualcos'altro. Quindi questa è, come dire, il primo forte tema che emerge nello spettacolo. Ovviamente questo ha una risonanza sul pubblico, credo, almeno la volta su di me, ma credo soltanto su di me, perché tu prima hai parlato del Val, hai parlato, insomma, hai fatto uno spettacolo che si chiamava Genova 01, che raccontava del G8, insomma, il fatto che tu abbia una sensibilità, possiamo anche dire politica, perché no? Non è una parola di cui avere paura. No, è un indosso volentieri. È una parola che fa un po' paura, però io credo che sia anche giusto utilizzarla. Quindi a me ha sorpreso, quella domanda che ti volevo fare era come hai pensato a intanto questo capovolgimento, nel senso che il senso dello spaesamento, allora si parla di un viaggio, si parla di un arrivo in luoghi sconosciuti, si parla di incontro con, appunto, attraverso le lingue, ma anche attraverso persone, incontri di incomprensione, di violenza, c'è tutta una parte anche molto, appunto, da questo punto di vista molto esplicita. Avete capovolto, però avete raccontato una storia di noi che andiamo in qualche modo, cioè non si parla d'Italia, loro non dicono di essere italiani, però mi sembra evidente che stiamo parlando di comunque di noi, di un noi generico che non so bene cosa voglia dire, ma insomma. Quindi questa idea è un'idea, che cosa si è mosso nella testa rispetto a questo tema? Allora, una delle cose belle che fa il teatro è che ci rende popolo e quindi comunità e quindi persone civili attraverso la pratica dell'immedesimazione. Questo cerco di tenerlo a mente tendenzialmente, e questo mi è sempre capitato fino a bambino, insomma, di accorgermi che qualcuno recita vuol dire che qualcuno mette il suo corpo, la sua sensibilità a mio servizio, ovvero mi fa fare un viaggio che io non farei. Lui si immedesima in qualcosa di terribile nell'essere uno che sgozza la sua compagna. Io mi immedesimo in lui attraverso queste due strette di mano e arrivo alla comprensione di qualcosa che non pensavo di dover comprendere, no? Per cui mi immedesimo in lui comprendendo le sue ragioni. Mi immedesimo in lui comprendendo le sue ragioni. Allora c'è. Sì, non certo giustificandole, però comprendendole, no? Allora ci sono. E quindi in questo il teatro offre un ribaltamento di quello che è, no? Che è la realtà. La realtà nel mondo fuori dal teatro io lo passo grosso modo, per quanto io si possa essere una persona leggermente open minded, lo passo a difendermi da quello che è diverso da me. Invece in teatro io il tempo lo passo andando verso quello che è diverso da me, e in questo io faccio un'esperienza formativa, questo a prescindere, diciamo. Formativa, vabbè, ma non vado a teatro per imparare, faccio il mio divertimento a vita libera, il mio divertimento di spettatore è che grazie al teatro, grazie al corpo di un attore, per cui qualcosa che non mi fa male, perché al massimo fa male a lui, io mi metto in delle scarpe che solitamente cerco di evitare. Questo da un lato. Dall'altro lato cosa succede? Che la cosa più carina che si può dire sul nostro nemico, che sono questi maledetti migranti che vengono qua per scopare le nostre donne e rubare i nostri lavori migliori, l'ha detta Gianni Morandi facendosi insultare dai suoi fan, ma anche noi eravamo migranti, anche noi tanti anni fa siamo andati, e quindi gli si risponde: non è vero, noi eravamo diversi, noi mafiosi che siamo andati in America ai primi del secolo non eravamo dei delinquenti, questi qua invece vengono qua a rubare e stuprare, noi eravamo andati lì per lavorare, e va bene, e via dicendo, no? Allora, questa specie di analogia è il tentativo di metafora che possiamo costruire per accettare questa cosa così spaventosa che sono questi otelli che noi non conosciamo, che vengono qua a raccontare
raccontare della loro giungla. E allora quello che noi abbiamo fatto è intanto affrontare questa cosa qua, per cui giocare su questa analogia. Giocare su questa analogia andando un pochino oltre rispetto a quello che ci propone giustamente Gianni Morandi, ovvero portando l'analogia ancora un pochino più indietro rispetto ai nostri splendidi migranti mafiosi dell'inizio del Novecento che vanno in America, ma andando più o meno ad Abramo. E allora, ma questa non è una cosa programmatica che avevamo deciso di fare, noi avevamo deciso di partire dallo studio della Torre di Babel. Abbiamo studiato la Torre di Babel, abbiamo letto il capitolo sulla Torre di Babel, non abbiamo capito nulla, abbiamo detto vabbè, non abbiamo capito nulla, però ci sembra anche un po' corto per uno spettacolo lungo come quelli che piacciono a noi. Abbiamo girato pagina e questo scopò con quello e nasce questo scopò con quell'altro e nacque quell'altro, quello scopò con quell'altro e nacque quell'altro, sono quei capitoli che nella Bibbia si trovano spesso, e visto 600 anni, e visto 2000 anni. Poi giriamo pagina e due pagine dopo la Torre di Babele, dopo che un po' di persone si sono riprodotte, e Dio disse ad Abramo: prendi la tua compagna, prendi i tuoi cammelli, prendi i tuoi servi e vai verso un posto che non ti dico dov'è. E lui risponde: eccomi, saluta il padre, prende la compagna e parte. Comincia a fare mille avventure, comincia a capitare un sacco di guai e continua a parlare con Dio e dire: ma tutti questi guai come stanno capitando? Tu mi avevi detto che sarei finito in un posto bellissimo, che avrei avuto dei figli. Sono in un posto di merda e mia moglie è sterile. Come la mettiamo? E Dio dice: come ti permetti di protestare? Fai quello che ti ho detto. E poi va avanti costruendo questa dialettica. E questa a noi è piaciuta tantissimo. Allora abbiamo detto: attenzione, ci sono delle evidenze qua che cominciano a venire a galla. C'è un'umanità, che è l'umanità post-diluviana, che ha un unico Dio, che parla la stessa lingua e che vive nello stesso posto. La Torre di Babele cosa fa? Confonde le lingue. Per qualcuno è una maledizione, per Umberto Eco è una benedizione. Crea la poesia, separa i significati dai significanti e ci fa diventare di colpo stranieri. Appena diventiamo stranieri, cosa succede? Che un Dio che a questo punto sembra diventare plurale, invece che parlare a tutta l'umanità, parla a uno e gli dice: vai un po' a vedere gli altri, viaggia, vai a conoscere gli altri. Lui parte e gli capita un sacco di disgrazie. Allora abbiamo detto: ah, ok, allora forse noi viviamo nel mondo post-Babele, post-diluviano. Cominciamo a fare questo viaggio e a vedere cosa succede. Partendo da questo abbiamo cominciato a fare questo viaggio attraverso le lingue, attraverso le forme, e quindi necessariamente ad occuparci di migrazione con tutto quello che comporta, ovvero non con la trappola dell'attualità che ti fa vedere una cosa che succede adesso come se non fosse mai successa. Qualcuno mi faceva notare che noi continuiamo a parlare di affrontare l'emergenza. Qualcuno, Eric De Luca. Noi continuiamo a parlare di come si affronta l'emergenza di questa immigrazione. Allora, una cosa che succede da 30 anni non è un'emergenza, è un fatto che esiste. È criminoso chiamare emergenza, serve una malafede per chiamare emergenza qualcosa che succede da più di una settimana. Insomma, è un fatto, no? Allora, abbiamo visto semplicemente che questa emergenza ha delle radici in Abramo, insomma, nel patriarca delle tre religioni monoteiste, laddove Dio sceglie il suo popolo. Perché la cosa interessante è che, secondo noi, insomma, una delle prime cose che abbiamo trovato interessante è che la nostra soglia di tolleranza nei confronti dei migranti si ferma laddove loro scappano da morte certa, cioè dalla guerra. Se loro scappano semplicemente dalla povertà, bisogna essere molto molto di sinistra per essere tolleranti rispetto a una fuga di questo tipo, no? Ora, Abramo non scappa né dalla guerra né dalla povertà, segue una voce e cerca un altrove, non è una voce che lo obbliga. Il suo vicino di casa aveva un altro dio, non ha seguito nessuna voce ed è rimasto lì. Invece Abramo parte, partendo alcune cose gli vanno bene, alcune cose gli vanno male. Non è neanche esattamente un santo, è uno... Non è un santo, è un ebreo, uno che fa affari e diciamo perlomeno ci prova a fare il meglio possibile per diventare ricco, e più o meno ci riesce ottenendo i suoi favori. E abbiamo quindi detto questo, abbiamo cercato un po' di leggere cosa c'è scritto in questa storia misteriosa, che non è
appunto conciliante, dove dico Abramo non è neanche un santo, non è nemmeno un santo l'uomo scelto da Dio, per cui non è conciliante, è piena di spigoli. Da un lato abbiamo letto questo e dall'altro lato abbiamo mischiato un po', messo un po' tutto quello che conoscevamo, tutto quello che ci veniva in mente sulla migrazione, per cui abbiamo prodotto degli italiani perché parlano in italiano per convenzione, perché la maggior parte della compagnia parla italiano e visto che parlano italiano sono italiani, perché questo succede dopo Babele, che è la nostra lingua, è la lingua della nostra anima, ci definisce la lingua in cui parliamo, no? Attraversano il deserto perché lo fa Abramo, perché è la migrazione che noi conosciamo, attraversano il mare, quindi mi ha anche dato questa specie di geografia primitiva, un po' reale, un po' immaginaria, dove c'è, dove siamo noi, poi c'è un deserto, poi c'è un mare, poi c'è un altro mare, no? Questo è il loro mondo. E poi abbiamo deciso che arrivassero, dopo queste peripezie, a New York, semplicemente perché New York è il posto dove diceva Gianni Morandi che sono andati i nostri nonni, e se l'ha detto Gianni Morandi è una buona idea, allora abbiamo obbedito, e perché al di là di quello, se esiste una nazione dei migranti, la capitale di questa nazione è New York City, è la città fondata dai migranti, e dove nessuno è di New York, dove tutti sono di New York e dove nessuno è di New York, dove quando io sono andato a lavorare a Londra tutti quanti mi dicevano parli inglese malissimo, non ti capiamo, invece quando io senza migliorare neanche un po' vado a New York tutti quanti mi dicono oh, you speak English very well, how did you learn English, no? Perché quello è il loro standard di inglese. Ma poi è un modo di dire, no? Cioè, ma cosa vengono qua a pensare di trovare l'America? Vabbè! No. È proprio un luogo della mente, no? Grazie al cinema, forse, grazie alle immigrazioni, ma è un luogo della mente, quindi l'abbiamo messo fuori dalla mente. Corpi. Allora, io guardo Anna per capire quanto tempo abbiamo. Direi che siamo alla fine. Sì, magari. Vediamo se qualcuno ha delle domande. Sì, ci sono domande dal pubblico. Sono chiacchierone, no? Non abbiamo abbastanza. Dai. Posso solo chiedere una cosa? Secondo me, quando lei ha fatto... Vai magari al microfono. Quando ha fatto vedere la traversata dove eravate lei, certo, ha fatto vedere giustamente questa traversata, ma secondo me lei in tutto questo ha omesso un particolare, direi insignificante, forse la colpa di noi occidentali, la colpa storica di noi occidentali sulla loro migrazione verso di noi, perché in realtà noi li abbiamo occupati, noi abbiamo tenuto le loro terre fino a un certo punto e poi ce ne siamo andati, lasciandoli come? Io direi proprio senza mutande. Quindi loro adesso vengono da noi, ma la colpa è nostra, e io forse l'avrei inserito lì. Cioè, avrei fatto sentire anche a noi occidentali che noi siamo stati colonialisti. Quindi se loro sono in queste condizioni, la colpa è anche nostra, esattamente come noi lo eravamo quando abbiamo avuto, quando sono arrivati da noi i Normanni, sono arrivati da noi gli Arabi, sono arrivati da noi i Galli. Quindi, sostanzialmente, io avrei anche fatto sentire quello e non l'ho notato, cioè non l'ho sentito quello, ho sentito, specie nella seconda parte, più una cosa un po', direi un po' tirata, un po' lunga, un po' quasi incomprensibile, secondo me. Non lo so se vorrei rispondere tu? Ma, no, sui motivi dell'immigrazione, come si diceva prima, in realtà noi volontariamente non siamo entrati nel merito, ma abbiamo cercato di allargare. Ad esempio, noi
abbiamo unito la lettura della Bibbia, soprattutto sull'immigrazione, unito al un nostro amico che faceva il protagonista nello spettacolo precedente, grazie a quello ha lasciato il teatro, ha cominciato a fare il volontario in un centro di prima accoglienza. E quindi ci siamo trovati per stretta di mano, non per volontarismo, per stretta di mano, a conoscere direttamente questi ragazzi immigrati che avevano bisogno di traduzione dal francese, dall'inglese, una serie di cose proprio per motivi legali. Ed è sorprendente come le loro storie in realtà non siano storie di appunto persecuzione. Molti di loro sono figli, per carità, parliamo di principi di paesi, no? Però sono figli di principi. Molti di loro si sono dovuti inventare delle storie di persecuzione fisica per poter chiedere la protezione internazionale. Mentre invece la maggior parte di loro semplicemente vuole migliorare la loro condizione di vita. Che ci sembra stupido, ma passare da 2 a 3,5 è tantissimo, no? E questa è la condizione che noi abbiamo voluto restituire. Quindi non stiamo negando quello che lei ha detto. Esiste e credo che abbia bisogno di un altro tipo di indagine. Noi abbiamo voluto parlare della necessità intrinseca nell'uomo di spostarsi, nel suo diritto inalienabile di potersi spostare senza nessun motivo. Quindi questo, per questo lei non ha trovato quello che giustamente, anche come dicevi tu, comincia una storia di migranti, caspita, allora mi aspetto questo, no? E invece no, abbiamo scelto di parlare del nostro diritto, nostro, cioè dell'essere umano, diritto a spostarsi per migliorare la propria vita, qualunque cosa questo significhi. Tutto qua. Sì, aggiungo solamente che ci è venuta, come dire, in aiuto anche su questa questione, per esempio Giorgia Meloni, quando poche settimane fa ha dichiarato che appunto contestava, credo, la Commissione dei diritti internazionali dell'uomo perché riteneva il diritto all'immigrazione come un diritto inalienabile e lei per, come dire, portare per spiegare la sua polemica diceva perché adesso ci dicono che la gente che emigra magari non perché c'è la guerra o perché rischiano veramente di morire, ma perché magari emigrano semplicemente perché così, perché magari vogliono migliorare la loro condizione economica oppure semplicemente perché gli va. Ecco, lei non riteneva concepibile che un immigrato si spostasse semplicemente perché gli andava. Ecco, credo sia proprio esattamente il punto da cui noi siamo partiti, cioè da cui parte la Bibbia. Cioè, Abramo fondamentalmente viaggia semplicemente perché gli va, per un cattolico perché gliel'ha detto Dio, per un laico semplicemente perché gli va. Io volevo chiedere, sì, sono molto interessata alla scrittura contemporanea, lei è uno dei più rappresentanti, questo tipo di lavoro sul meticciato linguistico, quanto ha influenzato la sua scrittura, sia dal punto di vista delle cose che le scrive sono sempre formalmente molto nitide, molto pulite, molto nette, e nel contempo molto concrete anche. Che tipo di rapporto c'è tra il multilinguismo e il futuro, le sue future scritture, insomma, quanto influenzerà questa sua, immagino molto, ecco. Il multiculturalismo anche, quindi, che porta tutte e due, ma anche dal punto di vista formale, il multilinguismo, che cosa c'entra con la sua scrittura? Comincio a contenerla, appunto, come dicevamo, la Torre di Babele contiene, il mito della Torre di Babele contiene una maledizione, ma contiene anche un regalo. La maledizione è che non riusciamo a capirci così bene con gli altri, la maledizione è che se noi
vogliamo leggere Dostoevsky o studiamo il russo, che è anche il russo, oltre a quelle altre che abbiamo già dovuto studiare, oppure lo dobbiamo tradurre, se tradotto non è più Dostoevsky e quindi non lo capiremo mai. La maledizione che non possiamo viaggiare così, in una maniera così sicura, e che se ci fidanziamo con una giapponese, dopo qualche anno il nostro rapporto entrerà in crisi perché c'era qualcosa che ci sembrava che avevamo capito, invece questa parola che credevamo di condividere per me ha un significato e per lei ha un altro significato, no? Però c'è anche una specie di benedizione dentro la Torre di Babele, no? Che quello è un po' difficile, no? Un po' da dire che quindi se i significati e i significanti non sono legati così con un rapporto uno a uno come nella lingua di Adamo, dove ogni cosa voleva dire quella cosa e basta, allora ci si può ricamare sopra, allora si può giocare con gli altri su questo, no? Allora io come autore drammatico che scrive in italiano, che viene rappresentato a volte in Inghilterra, a volte in Germania, che è una lingua che non capisco, a volte in Francia, spesso vedo soltanto dei problemi, ma a forza di affrontare questi problemi di traduzione ho capito che c'è anche... che io sono anche uno che parla male inglese, che io sono anche uno che parla molto male il francese, e questi due molto mali sono delle lingue che contengo, che mi appartengono, attraverso le quali io riesco ad esprimermi, riesco a non capirmi con qualcun altro, no? E questo nuovo modo di non capirmi è un'altra lingua all'interno della quale posso scrivere, è un'altra lingua all'interno della quale posso invitare delle persone. Allora questo esperimento, un po' questo che abbiamo fatto, metti una compagnia di persone che se stessero a casa potrebbero capirsi bene, e invece dentro questa compagnia ci metti Tibor, ci metti Fatou, ci metti dei tecnici che sono tutti quanti francesi, allora dobbiamo inventarci una nuova lingua per capirci. Facendo questo perdiamo una gran parte del nostro italiano con tutte le sue sfumature, con tutto il lessico familiare che ci rende così speciali, no? Ma opla! Ma guadagniamo un sacco di cose che non conoscevamo proprio attraverso questa difficoltà, che quindi poi è diventata la lingua della nostra commedia. Altre domande? Che siete abbastanza stanchi? Allora ringraziamo Grazie a te, naturalmente, a voi.